Tesi 23, esatto. L'essenza di Dio. Abbiamo nella 22, siamo entrati nella teologia naturale, fino alla 21 psicologia naturale, 22 teologia naturale, l'esistenza di Dio nella 22, 23 la natura o l'essenza di Dio. In Dio l'essenza è identica all'atto d'essere, all'essere. Qualcuno parla di esistenza, ma non è esatto in senso stretto parlare di esistenza. Poi vedremo, già l'abbiamo visto nella prima tesi, prime tre tesi, distinzione tra esse e essenza nell'ente, quindi abbiamo visto quella funzione di essere e quella di esistenza, adesso ci ritorneremo. In Dio l'essenza è identica all'essere, ossia Dio è lo stesso essere sussistente. L'essere per natura, la natura di Dio è di essere, Dio non può non essere, non ha l'essere, non riceve l'essere, è il suo stesso essere. È per quello che l'esistenza di Dio la si dimostra proprio da questa composizione di essenza e di essere. Ogni ente che è composto di essenza e di essere, la cui natura essenza è di avere, riceve da un altro l'essere, presuppone un primo ente, il quale è l'essere per sua stessa natura o essenza. E questo è solo Dio, uno solo, è l'essere per sua stessa essenza. Quindi la nostra esistenza è spiegata solo da un ente la cui essenza è di essere, non di avere l'essere, la seitas. Allora, in Dio l'essenza è identica all'essere, solo in Dio. Ossia Dio è lo stesso essere sussistente, Yahweh. Perciò l'essere per essenza è il costitutivo formale, è l'essenza, la natura di Dio. Qual è la natura di Dio? Essere la carità, la bontà, la bellezza? No, è essere, perché prima di essere buono devo essere. Se non sono, non posso essere buono. Se non sono, non posso essere vero, misericordioso, giusto. Quindi prima di tutto devo essere. Dio è l'essere. Tant'è vero che quando lui si rivela a Mosè sul Sinai, io sono colui che è. E quando Mosè dice, ma cosa devo dire alla gente che mi aspetta giù? Colui che è ti ha detto che. Quindi ecco che l'essere per essenza è la natura di Dio. E dall'essere per essenza derivano tutti gli altri attributi divini. L'essere misericordioso, essere vero, essere buono, essere santo, essere bello. Se non sei, non puoi essere nulla di tutto questo. Questa è la tesi 23. E qui spieghiamo. Dio non ha, non riceve l'essere. Tutti ricevono l'essere, dall'angelo sino alla pietra. Solo Dio è il suo stesso essere. È l'unico, se ce ne fossero due, uno dei due non potrebbe essere Dio, riceverebbe anche lui l'essere dall'alto. Quindi solo uno è l'ente che è il suo stesso essere. Quindi Dio non ha, non riceve da un altro l'essere, se lo ricevesse non sarebbe Dio. Dio è l'essere per sua natura, per sua essenza. A seitas, è a sé, non è solo per sé, ma l'essere ce l'ha da se stesso, non lo riceve da un altro, ab alio, ma a sé. Secondo San Tommaso, la natura di Dio è l'essere per essenza e dall'essere per essenza derivano tutte le altre perfezioni. L'essere è la prima perfezione e l'atto di tutti gli atti, e qui ci sono tutte le citazioni di San Tommaso. È la metafisica tomistica che in questo sorpassa anche quella di Aristotele, perché Aristotele si fermava all'essenza, alla forma. San Tommaso va oltre l'essenza. Qual è l'atto ultimo, la perfezione ultima di ogni essenza? È l'essere. Quindi la metafisica di San Tommaso è la metafisica dell'essere, come atto ultimo, perfezione ultima di ogni essenza, di ogni forma. Mentre Aristotele si ferma all'essenza e alla forma. Il passo definitivo, come filosofo originale, San Tommaso non è solo un commentatore, ma è un filosofo originalissimo, che ha incentrato tutta la sua filosofia sull'essere come perfezione ultima di tutte le altre perfezioni. Quindi l'essere per sé sussistente e l'essere per essenza è Dio. Le creature, anche l'angelo, sono enti per partecipazione. L'angelo riceve, partecipa a una parte di essere. Dio dà una parte dell'essere all'angelo. E quest'essere, che di per sé sarebbe infinito, è limitato dall'essenza che lo riceve. L'essenza della pietra, l'essenza dell'albero, del cane, dell'uomo, dell'angelo, limitano l'essere che di per sé sarebbe limitato. E quest'essere sarà
angelico, umano, animale, vegetale o minerale, a secondo della natura o essenza che riceve questo essere. Quindi vede che è l'essenza che riceve l'essere, è attuata dall'essere, ma limita al tempo stesso l'essere. Che essere è? Essere angelico. Dio è l'essere infinito, perché l'essere di Dio non è limitato da nulla, in quanto l'essenza divina coincide con l'essere, è un'essenza infinita che non riceve l'essere, è il suo stesso essere. Quindi vedete come la metafisica di San Tommaso sia la metafisica più perfetta, la metafisica dell'essere, e come questa metafisica sia del tutto conciliabile con la fede, come fede e ragione siano qualcosa di perfettamente combaciante, e la ragione porta le soglie della fede, ci dimostra che credere non è irragionevole, anzi sarebbe assurdo non credere, però la rivelazione va in perfezione alla ragione. Dove la ragione non arriva, come faccio io a conoscere la natura di Dio, il fatto che sia trino, che il Verbo sia incarnato? Questo è solo e soltanto la fede, la rivelazione che me lo dicono. Però vedete come la ragione con San Tommaso arriva al massimo. Se con Aristotele è arrivato al penultimo gradino, all'argento, con San Tommaso arriva a ricevere l'oro. San Tommaso spiega: in Dio, questo è il commento alle sentenze, l'essere coincide con la sua essenza, quindi l'attributo primo principale di Dio è l'essere, e da questo attributo principale l'essere derivano tutti gli altri: essere misericordioso, bello, bravo, buono. D'altronde Dio stesso l'ha rivelato a Mosè: ego sum qui sum Yahweh. Inri in ebraico è Yahweh, quello che i sommi sacerdoti dicono a Pilato: togli quella scritta, perché in ebraico c'era scritto che era Yahweh. E Pilato risponde: quando scripsi, scripsi. Infatti, continua San Tommaso, l'essere preso in sé per sé, in quanto include ogni perfezione di essere, ha un primato su tutte le perfezioni susseguenti. Quindi, buono, misericordioso, vero, bello, sono qualche cosa che vengono dopo l'essere. Io prima devo essere, poi posso essere vero, buono, uno, bravo, intelligente, misericordioso, giusto. Ma se non sono, non posso essere vero, bravo, buono e giusto. Non est vero, ma quod intelligere bel belle sit nobilius quam esse. Non è vero che capire o volere sia più nobile che essere, se vengono separati dall'essere, si se cernantur ab esse. Quindi vedete, anzi, l'essere è più nobile di loro perché è presupposto da loro. L'intelligenza non potrebbe sussistere se non esistesse, quindi presuppone un essere. Io sono intelligente. Se non fossi, non sarei intelligente. Prima devo essere e poi posso intelligere o volere. Quindi non è vero che conoscere o volere sia più nobile dell'essere se non presi separatamente dall'essere. Anzi, l'essere è più nobile di essi in questo senso. La natura di Dio è assolutamente semplice, senza nessuna composizione, neppure di essere di essenza. Questa composizione noi la troviamo anche negli angeli, ecco l'intuizione di San Tommaso, per la quale San Tommaso fu condannato dal vescovo di Parigi, in Tempier. Siccome San Tommaso diceva: no, l'angelo non c'ha nessuna materia, neanche spirituale, l'angelo è composto di essere di essenza. San Bonaventura diceva che l'angelo era una materia spiritualizzata, sorta di piume, perché sennò non riuscivano a spiegare la differenza tra l'uomo e l'angelo. San Tommaso dice: no, l'angelo non ha nessuna materia, neanche spiritualizzata, però è composto di essere di essenza. Questa è davvero la genialità della filosofia di San Tommaso. Però questa tesi naturalmente fu male interpretata. Dice che San Tommaso era un averroista, che era un razionalista, e addirittura il vescovo voleva scomunicarlo. Aveva messo, mi sembra, 27 proposizioni di San Tommaso all'indice. Poi riuscirono ad evitare la condanna. Però è stato guardato sempre con un po' di sospetto, e è entrato poi come dottore in maniera ufficiale con San Pio V, ma fino al Concilio di Trento si insegnava, i domenicani lo insegnavano, degli intellettuali lo conoscevano, ma non è che fosse ancora il dottore ufficiale della Chiesa. Lo è diventato, ci sono voluti
250 anni. C'è stato qualche grande commentatore, Capreolus, che muore nel 1444, e poi Gaetano Ferrarensis, che sono coevi del Tridentino di San Pio V. E quindi San Tommaso sfonda col Concilio di Trento. Dio è l'essere infinito per sua stessa essenza. Secondo Platone, Dio è essenzialmente il bene sommo o infinito. Però San Tommaso lo confuta e risponde che il concetto di bene è innanzitutto composto di essere buono, perché non può bene se non è, non sussiste. Prima di essere buono devo essere, quello che dice San Tommaso. Secondo, è un concetto relativo perché il bene è ciò che viene desiderato. Che cos'è bene? Quod omnia appetunt, ciò che tutti vogliono, desiderano. Quindi è qualcosa di relativo. Io mi relaziono a un bene, desidero un bene. Quindi è un concetto relativo il bene. Quindi dice relazione ad una volontà che lo vuole, che lo appetisce, che lo ama. Ora, un concetto relativo e composto di essere buono cede il passo a un concetto più alto che è semplice e assoluto, che non è relativo, è assoluto come l'essere, mentre il bene è relativo a una volontà che lo vuole e che non è buono, è, quindi è semplice, mentre essere buono è composto di essere e di bene. Questo è l'essere. Lo stesso vale per il vero, il vero. Il vero è composto di essere più vero, quindi vedete che è relativo, un'intelligenza che lo conosce, questa è la verità, io conosco qualche cosa. Dico, questo è vero, questo è falso. È vero che il cielo è azzurro. È falso dire il cielo è grigio. Oggi come oggi non è coperto, non è nuvoloso. Però prima di essere vero è. Quindi è qualcosa di composto, è vero, di relativo. Se non ci fosse la mia intelligenza che conosce il cielo come azzurro, non potrei arrivare alla verità. Quindi vedete, qualcosa di assoluto e di semplice è più perfetto di qualche cosa di relativo e di composto. Il bene e il vero sono relativi e composti, l'essere è assoluto e semplice. L'essere non dice nessuna relazione, precede il bene, precede il vero. Quindi gli si debbono aggiungere il vero, il bene, per esistere realmente. Se il bene non esistesse, non avesse l'essere, non esisterebbe. Quindi prima deve essere, poi può essere bene. San Tommaso insegna: non è neppure esatto dire che Dio causa. No, scusate, questo lo dice San Tommaso, insegna la citazione in latino che non è stata tradotta. L'essere tra tutte le altre perfezioni è la più perfetta. Esse est inter omnia perfettissimum, vedete, la perfezione la più alta è l'essere. Esse est attualitas omnium atum, è l'attualità di tutti gli atti. E propter hoc est perfectio omnium perfectionum, e perciò è la perfezione di tutte le perfezioni. Quindi vedete come San Tommaso, davvero questo, la metafisica di San Tommaso, la metafisica dell'essere, come perfezione di tutte le perfezioni. È il De Potentia, questione 7, articolo 2, ad nonum. Non è neppure esatto dire che Dio causa se stesso. Chi è che ha causato Dio? Uno potrebbe rispondere se stesso. Non è esatto dal punto di vista filosofico, perché se Dio causasse se stesso, ci sarebbe un Dio effetto e un Dio causa. Infatti la causa precede l'effetto. Allora Dio sarebbe preceduto da qualche cosa prima di lui, ontologicamente, non solo cronologicamente. Quindi se Dio causasse se stesso, sarebbe preceduto da un altro. Sarebbe l'effetto o una creatura, non sarebbe il creatore, non sarebbe l'ente causante e non causato. Invece Dio è assoluto, incausato, la sua essenza non è realizzata, non è prodotta, coincide col suo stesso essere. Dio si definisce come ente, che è l'essere, per sua natura, l'essere, l'atto ultimo, la perfezione di tutte le perfezioni. Solo in Dio l'essere è la sua natura. Vedete, in tutti gli altri enti, anche nell'angelo, l'essere dell'angelo non è la sua natura. La natura dell'angelo riceve l'essenza angelica, riceve l'essere e lo riceve da Dio. Solo Dio è la sua stessa natura. Questa è l'essenza, la natura, il costitutivo formale della divinità.
E questa è la metafisica dell'essere che è esclusivamente topistica. Aristotele non ci è arrivato. Aristotele si ferma alla forma, all'essenza, ma non arriva all'essere come perfezione anche della forma e dell'essenza. Solo in Dio l'essere è la sua natura. Tutti gli altri enti, anche l'angelo, ricevono l'essere a Baalio, da un altro, da Dio. Non sono l'essere a sé, la Seitas, altrimenti l'angelo sarebbe Dio. L'essere di San Tommaso, il concetto di essere, non è l'esistere, ecco la differenza tra essere e esistere, ma ex esistere significa uscire fuori, è un effetto. L'essere di San Tommaso è l'atto ultimo, la perfezione di tutte le perfezioni, quello che perfeziona ogni altro atto, ogni altra essenza, ogni altra forma, ogni altra perfezione. Quindi Dio, colui che è l'essere assoluto, totale, perfetto, al quale non manca nulla, include necessariamente tutte le altre perfezioni, anche quelle che non hanno nessuna imperfezione, per esempio il vero, il bene, l'uno, il bello. Queste sono incluse nell'essere, perché per essere vero, uno, bello, prima devo essere. Siccome Dio è per sua essenza, è anche uno, vero, buono e bello, ma se non fosse non potrebbe essere bello, buono, vero, uno. La sua assoluta perfezione include anche l'immobilità e l'eternità. Perché? Perché l'assoluta semplicità di Dio, che non è composto neppure di essere di essenza, di potenza di atto, comporta la sua stabilità metafisica. Nessun passaggio dalla potenza all'atto, solo Dio non passa dalla potenza all'atto, né quanto alla sostanza né quanto agli accidenti. Tutti gli altri enti stanno non nel tempo, alcuni nel tempo. Quelli spirituali, l'anima dell'uomo e l'angelo, stanno nell'eternità, perché cambiano quanto agli accidenti. San Gabriele lascia il paradiso, viene a dare l'annuncio alla Vergine Maria, quindi cambia l'uomo. L'angelo passa dalla potenza all'atto quando fa un atto di amor di Dio. Prima stava in piede, poi passa all'atto di fare un atto di amor di Dio. Quindi nell'angelo c'è un passaggio dalla potenza all'atto, nell'uomo anche. La sostanza dell'angelo e dell'uomo non invecchia, non muore, non è corruttibile, la mia anima non morirà mai, l'angelo non morirà mai, però l'angelo passa dalla potenza all'atto, cambia di luogo, pone delle azioni, così la mia anima non invecchia, ma io adesso chiudo gli occhi, poi li apro, l'anima che tramite il cervello dà l'input alla retina di aprire e chiudere. Per cui, ecco che Dio come essere che non passa dalla potenza all'atto include l'eternità, la quale in senso stretto, filosofico, significa che non muta né quanto alla sostanza né quanto agli accidenti, soprattutto quanto all'agere, all'azione. Qui la nota importante, la 136, in senso lato volgare si dice cronologicamente eterno ciò che dura da sempre. Ora, l'eterno in senso filosofico non è ciò che dura da sempre, ciò che non ha inizio, perché un ente creato, se fosse creato da sempre, sarebbe sempre nel tempo, non sarebbe eterno, perché passerebbe metafisicamente dalla potenza all'atto, riceverebbe l'essere da Dio che è il suo essere, avrebbe sempre l'essere. L'angelo, l'uomo, se fossero stati creati da sempre, avrebbero ricevuto da sempre l'essere da Dio e da sempre passerebbero dalla potenza all'atto, farebbero un atto di amore o di conoscenza. Invece in Dio essere, agire, accidente e sostanza sono una stessa cosa. In lui non c'è nessuna distinzione reale. Dio è l'essere semplicissimo, che non è composto né di potenza né di atto, né di sostanza, né di accidente, né di essere, né di essenza. Anche un ente creato o finito, se fosse creato da sempre, da tutta l'eternità, vale dire che non ha né fine né inizio, sarebbe ancora ontologicamente, sostanzialmente, diverso da Dio, dall'eterno in senso stretto, perché l'eternità in senso stretto filosofico è quello che non cambia,
né quanto alla sostanza né quanto all'accidente, che non è composto di sostanza e di accidente. Il creatore sarebbe sempre causa dell'essere della creatura da tutta l'eternità. È l'immagine che Sant'Agostino dà dell'impronta che sta sulla sabbia da sempre, da tutta l'eternità. Questa impronta presuppone un piede che da tutta l'eternità schiacci la sabbia. Se non c'è un piede, questa impronta sta sempre lì, da tutta l'eternità, significa che da tutta l'eternità c'è un piede che ha appoggiato e che ha schiacciato la sabbia e quindi ha lasciato l'impronta. Se il mondo fosse eterno, se Dio l'avesse creato da sempre, da tutta l'eternità, ci sarebbe da sempre un Dio che ha creato questo mondo. Quindi questo mondo richiederebbe un creatore da tutta l'eternità. Ora vedete che anche se il mondo fosse eterno, ci sarebbe sempre una dipendenza del mondo da Dio. Il mondo sarebbe effetto e creato da Dio da tutta l'eternità. Quindi quando si parla di eternità bisogna avere bene il concetto chiaro. Eterno non è ciò che è da sempre, perché si può essere da sempre, ma nel tempo da sempre. Il tempo è quello che invecchia quanto alla sostanza, quanto agli accidenti. Un animale, un sasso, un albero diventano polvere, mutano anche sostanzialmente. E l'eterno è quello che muta quanto agli accidenti, non quanto alla sostanza. L'angelo è l'uomo, la mia anima non muore mai, rimarrà sempre la stessa, però io passo dalla potenza all'atto, faccio un atto di intelligenza, un atto d'amore, sono composto di potenze di atto, di sostanza e di accidente. Anche l'angelo lascia il paradiso, quindi c'è un moto nel luogo. Una successione cronologica, 2000 anni fa l'angelo è andato dalla Madonna, tra 2000 anni verrà sulla terra e rivolterà le coppe dell'Apocalisse su questo mondo, quindi c'è anche una successione cronologica. Solo in Dio, che è l'unico eterno, che non c'è composizione né cambiamento né quanto alla sostanza né quanto agli accidenti. Ma l'angelo, quanto agli accidenti, cambia, cronologici, ontologici. Solo Dio non cambia quanto alla sostanza e agli accidenti. Siccome Dio è assolutamente semplice, non composto di sostanze e di accidenti, di essere, di agire, di essere di essenza, non è sottomesso a nessun cambiamento né cronologico né ontologico, quindi solo Dio è eterno in senso stretto della parola. Quindi vedete che se da tutta l'eternità, da sempre, Dio avesse creato il mondo, il creatore sarebbe sempre causa dell'essere del mondo da tutta l'eternità. La prossima volta vedremo, pagina 177, l'essere come vertice della filosofia tomistica. Passeremo poi a vedere bene l'atto di essere, quindi l'ente ultimato dall'essere, che poi ci fa risalire, quindi l'ente che riceve l'essere ci fa risalire dall'ente creato fino a Dio, che è l'essere, l'ente per sua stessa essenza. Poi confuteremo ogni panteismo, perché questa concezione metafisica di ente, essenza e essere è la miglior confutazione del panteismo, e quindi le differenze tra tomismo, scotismo e suarezismo, e infine la grandezza della 23ª tesi del tomismo. Vedete, questa 23ª tesi è un po' il cappello metafisico di tutto quello che abbiamo visto fino adesso. Quello che abbiamo visto all'inizio, la metafisica, ricordiamoci sempre l'itinerario che abbiamo percorso. La prima tesi, potenza e atto. Seconda tesi, l'atto puro. Terza tesi, ecco, essere e essenza. Poi quarta, quinta, sesta, settima tesi, l'ente, l'essere, la sostanza, l'accidente, la relazione e la creatura spirituale, l'angelo. Poi abbiamo finito la metafisica con la settima tesi, ottava tesi, abbiamo iniziato la cosmologia, materia e forma, quantità, luogo. Poi siamo entrati con la tredicesima tesi nella psicologia metafisica o razionale, l'anima, principio di vita, l'anima vegetativa e sensitiva, a dire della pianta e dell'animale. Quando uno si scandalizza bisogna fare attenzione. Francesco ha detto che anche gli animali e le piante hanno un'anima, è vero, anima come principio di vita, il sasso non ce l'ha perché non vive,
ma l'animale e la pianta vivono, quindi hanno un'anima non spirituale. L'anima umana, che è quella spirituale, razionale, l'unione tra anima e corpo, le facoltà organiche, la vista, quelle spirituali, intelligenza umana e volontà. La conoscenza umana, abbiamo visto, e ci ha preso parecchio tempo, la complessità di questo tema, perché l'uomo è fatto di anima e di corpo, di intelligenza, di sensazioni. E quindi è molto difficile spiegare la conoscenza umana. Avendo finito la 21ª tesi, i rapporti tra intelletto e volontà, abbiamo iniziato finalmente la parte finale, 22, 23, 24, l'ultima tesi, teologia naturale, quello che la ragione può dire di Dio. L'esistenza di Dio la dimostriamo con certezza, a partire dagli effetti risaliamo alla causa. 23, quella che stiamo vedendo adesso, la natura, l'essenza di Dio. La 24ª, i rapporti di Dio col mondo, è il grosso problema della predestinazione. Qui è un problema molto scottante, soprattutto in ambito teologico cattolico. C'è stata una grande querela dopo il protestantesimo tra domenicani e gesuiti. Non tutti, ma la maggior parte dei gesuiti seguivano Suarez, e quindi riguardo ai rapporti tra Dio e l'uomo e la volontà umana, dicono che Dio e l'uomo si muovono pariteticamente, come due cavalli che tirano lo stesso cocchio. San Tommaso, la metafisica di Aristotele, e il commentatore domenicano per eccellenza Bagnez, dicono: no, c'è una premozione fisica, è Dio che muove dalla prima spinta, e grazie a questa prima spinta l'uomo poi deve cooperare alla prima spinta di Dio. Ma se Dio non ti spinge per primo, tu non ti muovi. Omne quod movet, una pari movet. Se Dio non muove, allora è mosso. Se io dico che Dio e io ci muoviamo pariteticamente, e allora Dio ha bisogno di me. E questo è. Allora, lì sono scorse 1680 le accuse da una parte, i gesuiti dicevano ai domenicani: voi siete calvinisti, predestinazionisti, perché parlate di premozione fisica. Primo mozione, c'hanno ragione in pieno i tomisti, domenicani. Dicendo: i veri tomisti siamo noi, voi siete calvinisti. E i domenicani dicevano ai molinisti: voi siete pelagiani, voi pretendete che l'uomo si salvi da se stesso. Quindi accuse di eresia da una parte e dall'altra. Allora il Papa, che nomina San Roberto Bellarmino a studiare la congregazione Deo Civis sugli aiuti che Dio dà all'uomo, e arriva, proibisce ogni discussione teologica. Quindi il teologo può studiare questo problema, ma non deve accusare l'altro dell'altra scuola di essere eretico. Quindi i domenicani non possono accusare i gesuiti, viceversa i gesuiti non possono accusare i domenicani. Ci sono le eccezioni, per esempio Macchiusi, che era tomista, applicando le 24 tesi del tomismo, le ha fatte lui, vivendo il tomismo, e la 24ª tesi dice che Dio premuove l'uomo, quindi è Dio che muove la volontà, la prima botta ce l'ha Dio, noi dobbiamo seguire. Naturalmente questo confutava implicitamente tutta la dottrina sulla grazia dei molinisti. Ora, dire che Sant'Ignazio fosse Molina, Sant'Ignazio è nato prima di Molina. Questo gesuita Molina ha dato un'interpretazione di San Tommaso, ma è un'interpretazione alla luce di Suarez. I gesuiti dicono che il vero tomista è Suarez, e le 24 tesi approvate dalla Santa Sede ci dicono tutto il contrario. E il povero Matthiusi fu cacciato dalla Gregoriana, e la 24ª tesi la Civiltà Cattolica non volle pubblicarla né la tesi né il commento. E il Papa dovette intimare per obbedienza di pubblicarla, e non volevano stampare il commento alle 24 tesi di Matthiusi, e il Papa dette l'ordine di stamparlo. Quindi la Gregoriana dovette farlo solo dopo aver ricevuto l'ordine formale dal Papa. Quindi vedete come da premesse che sembrano esclusivamente filosofiche si arrivi poi a risolvere un problema che è totalmente, essenzialmente teologico, non solo morale, ma anche spirituale. Perché tutta la vita spirituale poi si deve fondare su questi rapporti tra libero arbitrio, volontà e grazia spinta di Dio. Chiudiamo, poi rispondo alle obiezioni. Anche la differenza tra